L'emoglobinuria parossistica notturna è una malattia rara, cronica, grave, che è caratterizzata da una cosiddetta triade sintomatologica, costituita da una severa anemia emolitica, una propensione dei pazienti ad eventi trombotici, a volte anche gravi, e a un difetto del midollo osseo in termini di possibilità di sviluppare aplasie midollari o sindromi mielodisplastiche. I sintomi principali sono quelli caratterizzati dall'anemia e tutti i sintomi correlati all'anemia: stanchezza, pallore, difficoltà a svolgere le normali attività di vita, eventualmente appunto l'esordio può essere anche con un evento trombotico in vari distretti del corpo, anche in distretti cosiddetti rari, come per esempio a livello cerebrale o addominale, e anche altri sintomi a corollario come dolori addominali, disturbi alla deglutizione, tutti sintomi che rendono la patologia grave e con una compromissione importante della qualità di vita del paziente. Negli ultimi 10-15 anni la storia naturale di questa malattia è un po' cambiata grazie all'avvento di farmaci specifici per la malattia, che rendono quindi la gestione per noi medici e per i pazienti più agevole. Però non bisogna dimenticare, né noi medici né tutta la comunità scientifica, che questa è una malattia cronica che non tende quindi a guarire e con la quale il paziente è costretto a convivere per tutta la vita. Per cui sicuramente la qualità di vita l'obiettivo principale dei prossimi progressi scientifici. Se un paziente non ottiene la risposta sperata al trattamento cosiddetto di prima linea, fortunatamente oggi abbiamo la possibilità di proporre al paziente delle alternative da cui poter ottenere un'altissima percentuale di risposte e di controllo della malattia. In particolare oggi possiamo proporre al paziente il pegcetacoplan, un farmaco cosiddetto di seconda linea, che può garantire al paziente una risposta e un controllo ottimale della malattia in assenza comunque di effetti collaterali.